Siamo qui con Pierangelo Recchioni, nostro guest editor, un architetto, un designer, un artista bravissimo, e grazie a Tiscany News affrontiamo un tema di cui si sente spesso parlare. Ma i negozi fisici, nell'era del web, nell'era di internet e dell'e-commerce, hanno ancora un futuro? Allora, la mia risposta personale è sì. Per un semplice motivo. La gente ha bisogno di vedere, di toccare, di capire, di ascoltare, perché non dimentichiamoci che gli oggetti, i vestiti, le cose di cui ci circondiamo devono avere una narrazione, hanno una loro storia, hanno una vita propria, come diceva e dice ancora Remo Bodei. E questo è molto importante da tenere in considerazione. Perché se tutto diventa virtuale, poi alla fine qual è la differenza fra il vero e il falso? Questo è per i vestiti, come per gli oggetti, come per qualsiasi cosa. Il negozio cambia, sicuramente. Quindi non è più il vecchio negozio? Non è più il vecchio negozio, secondo me, dove andare a esibire e avere anche la necessità di dover esibire tanto. Ma è il negozio in cui tu metti in scena la storia dell'azienda, metti in scena anche un qualcosa che, dico metti in scena perché poi alla fine non si tratta di fingere, si tratta di semplicemente di raccontare, di accogliere, di aver cura. La parola importante secondo me è questa, che bisognerebbe rivalutare, cura. Cura delle persone. Cura delle persone, cura delle cose che fai e nel prodotto. E nel momento in cui tu lo fai, a quel punto è un piacere venderlo, proportelo. Senti, quindi che cosa consiglieresti ai brand, diciamo, del Made in Italy? Visto che io consiglierei di avere più coraggio. O di ritrovare il coraggio di una volta. Il non fare negozi o spazi, stiamo parlando di negozi, certo, in questo caso. Ma posso parlare della stessa cosa anche delle case, Certo. Negozi che hanno quell'immagine perché si sa, quell'immagine può funzionare perché scimmiotta magari un altro brand che funziona, che è la moda, ma il tuo prodotto deve essere e deve avere assolutamente raccontato in un modo personale. Per esempio, io ho visto un negozio a Roma bellissimo che tu hai fatto, che è il negozio di un brand italiano, Ecletta, il brand di Giulia Venturi, di borse, e devo dire che per chi capita a Roma andate a vedere il negozio perché è veramente stupendo. Come l'hai pensato? Beh, intanto è stato un incontro. Con Giulia, che è un'artista, che è eclettica. Assolutamente. E intanto la mia scelta ora è quella di prediligere gli incontri. E se l'incontro è un incontro che ti accresce, perché c'è una corresponsione di tutto, di cose vissute. Giulia è toscana, io sono sardo come te, tra l'altro. E anche questo è stato un bel incontro. Bellissimo. Le cose non capitano per caso. Assolutamente. Ecletta è stato fantastico perché io ho chiesto a Giulia di farlo insieme. Io volevo raccontare lei, volevo raccontare il suo marchio, volevo raccontare la sua storia. Ecletta, eclettica, certo. Giulia, eclettico, sono io. Certo. Il negozio non poteva non essere eclettico e non poteva non essere un qualcosa che è tanto più lontano dal negozio. Ho fatto un negozio senza mensole. Sì, sì, è bellissimo, è un museo incredibile. Ho fatto uno spazio che potrebbe essere molto più simile a un piccolo tempio. Sì. Ecletta, la prima borsa che lei mi ha fatto vedere del marchio, era un gioiello. Un gioiello. Sono dei gioielli. Ma non solo, c'è uno scarabeo. Sì. Lo scarabeo è un animale sacro, è un insetto sacro, cioè veniva messo in bocca per il passaggio dei defunti in certe culture. È assolutamente un oggetto prezioso. La borsa è un oggetto prezioso, non poteva che essere messa in scena
una narrazione legata a una nascita di un marchio, ma di un marchio che ha un vissuto, che ha un appiglio lontano nel passato. Quindi raccontare. È che è una nuova idea. Esatto, raccontare. E tu parli anche nel tuo articolo, che vi invito a leggere, troverete i link sotto, di posti cosiddetti instagrammabili, si dice. Sì, 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 sì. Che cosa certo vuol dire? Che sono dove la gente si può fotografare? No, significa quello che ti ho detto prima, cioè che la gente ha bisogno di ritrovarsi in uno spazio ben preciso, non soltanto su internet, per poi ritornare sul web con delle immagini che in qualche modo sono la testimonianza di un esserci stato. Bene. E quindi poi alla fine una sorta di pellegrinaggio, come scrivo. Quindi io vi invito a leggere l'articolo di Pierangela e di guardare soprattutto le bellissime immagini di negozi, non solo di Ecletta, ma di negozi che ha realizzato in giro per il mondo. E oggetti. Ma ora mi dedico soprattutto a oggetti, per Marioni soprattutto faccio bellissimi. Una collezione ispirata agli anni 40. Sì, ne parleremo presto. A breve, e guardate tutto questo, seguite Pierangelo, e guardate tutto quello che fa. Grazie. Grazie a voi, grazie a te. Grazie.